ad Ispica, superato il turno di Coppa, ma col Frigentini dove si giocherà? Con un occhio a Rosolini, dove Siracusa sta affrontando la Virtus Ispica per il ritorno del secondo turno di Coppa, e l'altro a tentare di capire dove la squadra di Marco Scifo affronterà il prossimo avversario, quel Frigentini che domenica scorsa ne ha incassato 6 dal Pozzallo, trascorre il pomeriggio di mezza settimana di un cronista, il vostro, chiamato a riferire dei due eventi, di cui uno senza sapere ancora dove si svolgerà. E siccome da quando il Siracusa nel giugno scorso è caduto in bassa fortuna, chi può fargliene gliene fa, diventa un'impresa persino conoscere dove si svolgerà la partita domenica prossima, cosa normalissima perfino in città di lignaggio inferiore, ma non nella civilissima Siracusa. Del Frigentini quello che si sapeva è che era un borgo antico in territorio di Modica, uno di quei borghi in cui tutti desidereremmo abitare, lontano dai clamori delle città. Ma quel che non si sapeva è che 30 anni fa la comunità di Frigentini aveva creato una società di calcio che, dopo anni trascorsi fra terza, seconda e prima categoria, da 3 anni era passata, presieduta da Turi Colombo e allenata da 6 stagioni da Alfonso Adamo, 3 in prima categoria e 3 in promozione, dotandosi nel frattempo di un proprio terreno di gioco, anche se il comune di Modica gli ha concesso la disponibilità del Caetina. Passi avanti che hanno purtroppo quasi cancellato la notorietà guadagnata con la produzione di olio, miele e prelibate salsicce per le quali Frigentini era noto, ma che il calcio, fungendo da traino, sta cercando di riportare alla ribalta. E mentre celebravamo il passato e il presente dell'avversario di domenica prossima, il Siracusa nel frattempo chiudeva 1-1 il ritorno con la Virtus Ispica, con reti di Alfieri al 70° e di Paternò al 75°, aggiungendo un altro piccolo mattone al suo cammino in Coppa Italia, guadagnando il passaggio agli 8 di finale.